precedente. Vieni, vieni, ti faccio vedere una cosa. Hai presente quelle pubblicità che ti fanno venire voglia di mangiare allo schermo? Ora vediamo come fanno. Perché il cibo deve essere preparato per essere fotografato, non mangiato. Guarda, ora ti facciamo vedere come si prepara un hamburger. Lo vedi com'è succulento, la carne dice mangiami. Ora vieni, abbiamo fatto un panino qua fuori dal laboratorio. Questa è una food stylist, è una specialista in fotografia del cibo. Il cibo deve essere preparato non per essere mangiato, ma per essere fotografato. Prende un hamburger selezionato fra 10-20, deve avere una forma perfetta, lo mette sulla piastra. È essenziale che l'hamburger sia cotto pochissimo, 20-30 secondi. Lo scotta semplicemente, infatti dentro è ancora crudo poi quando sarà finito. Ovviamente mancano segni della bella grigliatura, allora glieli facciamo, guarda, con un ferro arroventato, lo vedi? Ora lo apriamo e mostriamo i suoi segreti. Guarda, la parte superiore viene tenuta innalzata da degli stecchini, poi c'è il pomodoro, togliamo tutto, l'insalata è stata spruzzata con dell'acqua vaporizzata per renderla bella lucida, e il panino è stato tagliato, l'hamburger è stato tagliato e allargato per farlo sembrare più grande. Sotto è stato messo questo dischetto per evitare che il pane si inzuppi. E le patatine come credi che vengano belle e dritte nelle pubblicità? Con uno stecchino. Beh, un hamburger e una patatina ogni tanto. Ci mancherebbe, basta non mangiare solo quello. Noi vogliamo... Nelle scuole. Luca, adesso ti faccio vedere quanto zucchero contengono mediamente le bevande gassate. Guarda, è facilissimo, basta leggere la tabella nutrizionale, vedi? Normalmente sono tra i 30 e i 40 grammi, questa ne contiene 35. E ti faccio vedere quanti sono 35. E se un bambino si beve una lattina ogni giorno per un mese, questa è la quantità di zuccheri che si ingerisce. Fa impressione, ma anche due tazzine di caffè al giorno quanto zucchero fa? Beh, tieni presente che una bustina di zucchero sono tra i 5 e i 6 grammi. Io ne metto mezzo, per esempio, per zuccherare il mio caffè. Tu quanto ne metti? No, io niente zucchero. Il fascino del dolce, ma anche del salato. Come dire... Ed ecco la nostra mucca. Mi domando quanti bambini ne abbiano vista una vera al di là dei cartoni animati. E non l'hanno mai neanche vista mungere. Senti, ma adesso c'è questa moda del latte crudo, non pastorizzato. Dicono che il latte faccia male. Ma il latte è nutriente, però contiene uno zucchero che si chiama lattosio e molti adulti sono intolleranti al lattosio, città di metabolizzarlo. Guarda, ti faccio vedere. Il lattosio è composto da una molecola di glucosio e da una di galattosio e serve un enzima per poterla scindere, per digerirla, diciamo così. E questa intolleranza è molto diffusa in Africa e in Asia, ma anche nel sud dell'Europa. E quindi? E quindi il lattosio passa indisturbato nel nostro intestino, dove viene metabolizzato dai batteri della nostra flora intestinale e produce del gas che può dare crampi o altri disturbi. Ma il latte non è fondamentale per la crescita? È ricco di calcio, di vitamine e di altre sostanze nutrienti, però ci sono anche dei grassi saturi, delle proteine animali, di cui non è raccomandabile un consumo eccessivo. Quindi l'unica cosa fondamentale è una dieta equilibrata. Esatto.